Io andavo al cinema da piccino, mi piaceva, e poi una cosa dietro l'altra. Non ho mai pensato di fare il giornalista, né tantomeno di fare il critico cinematografico. E le cose vengono così. Uno comincia un lavoretto da precario, da giovane, vede intanto fa quello e poi diventa il lavoro della sua vita. Ma, mutatis mutandis, si potrebbe dire non la stessa cosa, ma una cosa complementare, perché di scrivere e di fare il giornalista avevo molta voglia già al liceo, ma non avevo capito in quale settore indirizzarmi. Sono un grande esperto di sport, ho cominciato con amando la letteratura, mi piaceva seguire la politica e comunque prima teatro, cioè il cinema è stata una canalizzazione negli anni, dal 90 in poi si può dire che quasi esclusivamente cinema, vedendo molti film, amando il cinema come sintesi di varie arti. Ne dicono che la settima, in realtà sarà anche l'ottava e la nona e la decima, mentre hanno inventato altre cose tecnologiche, che voi ben sapete, quindi forse la quantità e la qualità coincidono, per cui viva il cinema rispetto alla letteratura e alla cronaca o allo sport, che pure mi piacevano molto. Quindi ci sono finito consapevole, come per destino. Lui parla più forbito, quindi mi riesce difficile seguire il passo. No, per me è il contrario, appunto. Io mi piaceva da morire il cinema, ci andavo... Per esempio, appunto, mi hanno dato una liberatoria, sono andato a Siena l'estate, stavo qui, diciamo, mi mandavano dai nonni, Siena è una città piccola, quindi io giravo tutti i cinema per vedere la mattina, per vedere i film che c'era, poi andavo, avevo dei nonni e dei genitori molto liberi, mi lasciavano solo, quindi andavo a 3-4 film il giorno, vedevo le figure, mi piaceva ancora, ora non c'è più i manifesti per la strada. Quindi ecco, poi siccome... 4-5 anni, sì. Non lo so, a volte andavo appunto accompagnata, la vedevo i film che ancora detesto, La signora Miniver, Orgoglio e pregiudizio, film che così nella mia memoria sono i veri horror, mentre mi piaceva molto Boris Karloff, La Iena, non so, non ero così vecchio, erano già film un po' più vecchi, però nel dopoguerra arrivava. Però ecco, io diciamo ne ho visti tanti, a differenza proprio perché io ho cominciato molto piccino, arrivavo a 4 film al giorno, ecco, usciva alle 3, mi facevano tornare anche la notte. E poi così facevo. Come succedeva, loro usavano i cineclub, io ero un bambino chiacchierone, sono rimasto un vecchio chiacchierone, allora interveniva ai dibattiti e per esempio prendevo tanti film che poi ho recuperato, come La strada di Fellini, a me sembravano bruttissimi, un po' retorici, il suo Milan non la sopportavo, il Matto mi sembrava stucchevole. Ora, col senno di poi, un pochino avevo ragione io da bambino, un po' forse... Cioè, per esempio il finale della strada è bello, per dire. E allora io dicevo questi miei pareri, tutti fischiavano e allora insomma tutti applaudivano quando piange Zampano. Ecco, e fra le platee a volte c'era un signore che ora è morto, poverino, che era critico della Nazione, che quando io avevo 20 anni mi chiese di farli da vice, io gli dissi di no per la Nazione, insomma avevo qualche piccolo problema politico, non era proprio nelle mie corde. E però me lo ridisse un anno dopo, il giorno dopo mi sposavo, non avevo lavoro e così cominciai a fare il giro. Poi come lui ho fatto, per darti lo stipendio non ti mandano da molto giovane o da molto vecchi, nel mezzo devi fare anche altro, con la nera, anzi, con la politica, quello che capi. Insomma, i giornali è raro che ti danno lo stipendio solo per andare al cinema, ecco, e siccome lo stipendio serviva... Però il cinema è rimasta la passione, anche ora mi diverto andare al cinema, belli, brutti, le cose mi diverto molto. Allora, io ero un'attrazione onestamente perché ero un bel bambino per gli spettatori adulti maschi, non per le donne, nel senso che mi molestavano, specialmente a Siena, particolarmente senza offesa per la chiesa, nel cinema parrocchiali, dove era proprio... era. Poi c'è l'età che a volte andava al cinema con delle ragazze, però ecco, poteva essere una distrazione, però io mi ricordo ancora Salvatore Giuliano di Rosi, mi piaceva molto, e per l'appunto era andato qui in un cinema fiorentino con i palchetti, con una ragazza che cominciò, poverina,
No, è come la canzone Renato, Renato, mi porti al cinema. Quindi la signorina, avendosi io salito nel parchetto, si aspettava che io facessi delle cose. E lei, quando io stavo fermo, cominciò a molestarmi, poi mi toccò maltrattare, fu la fine impossibile d'amore, perché mi piaceva Salvatore Giuliano, quindi butta giù le mani, scostumato. T'hanno molestato nella cena di parrocchia, t'hanno molestato. No, quella era una donna che io avevo portato. E non ti fanno vedere i film tranquilli. Io volevo fare un passo indietro a proposito di Poltrone di Neve, nel senso, non per recuperare, perché anch'io poi mi rendo conto del passo, andando con la mente al mio passato, che di film da ragazzo ne ho visti tanti, e addirittura io ricordo Un morto a Venezia quando è uscito, il che significa che l'ho vista a 11 anni e mezzo, e mi ricordo quella proiezione, e credo anche di averlo capito, perché avevo anche detto già Thomas Mann. Di conseguenza, cosa vuol dire? Vuol dire che essere onnivori, essere eclettici, alle volte può funzionare, e ne ho visti tanti di film. Ho cominciato con Maggiorino tutto matto, probabilmente con altri del genere, con Tre uomini in fuga, però poi vedevo i western del lunedì, avevo 7-8 anni, e vedevo il famoso lunedì, che è indimenticabile, il lunedì del western, e altri film man mano. Quindi io di film ho mangiati molti, cineclub qualcuno l'ho frequentato. Questi paralleli geografici italiani, in cui ogni città ha le sue cose, ogni regione i suoi tempi, La sedia di legno, sì, li ho conosciuti anch'io, sono stato in alcuni cinema, come il famoso, mitico Metropolitan di Napoli, che era un ex rifugio della Seconda Guerra Mondiale, 2800 posti, e io ho fatto in tempo a sedermi sulle sedie di legno, in un cinema da 2800 posti, dove ho visto Jena Plinsky, Fuga da New York, per esempio. E quello, se non è un film che mi ha cambiato la vita, perché era anche l'anno di Blade Runner, quindi ce n'è anche un altro, però devo dire la verità che sono ricordi dei miei 22-23 anni a Napoli, quando già lavoravo in qualche maniera con i cinema, che erano davvero vecchi, e la città sembrava un po' fuori dal mondo, ed era un altro mondo, un altro modo di andare al cinema, giusto? Ma c'era senz'altro. Ora io fumo, allora non fumavo, l'odore delle sigarette, fumavano come porci, e quindi per un ragazzino che non fumava dava noia questo fumo. Questo. A volte c'era un po' più acuto l'odore nei cinema, anche di cessi, diciamo, non erano cinema, non proprio tutti ben puliti. Certo. E sulle seggiole però va detto che negli anni 70-80 proprio di sé venne la maniera di farle strette, sì. Non so voi se ne pensi, il ciak, se voi ci siete mai stati, avete l'età, e era uno strumento di tortura, cioè, perché prevedendo chissà quali pieni che poi non venivano, cioè, sì. Io non sono particolarmente lungo, ma quelli lunghi uscivano per guadagnare il posto, sì, e quello fu una cosa di abilità, sì. Degli anni 70-80. Ora gli orridi multipli, ma lì è un problema di distribuzione, ma un problema più complesso. No, insomma, sono però larghi, c'è lo spazio per la Coca-Cola, per il popcorn, insomma, sono più, e c'è delle poltroncione comode. Ma l'odore dei multiplex ti provo ora, qui. Ora io ne sento a Roma delle cose terribili. Ora a volte il popcorn, sì, anche, ma anche delle moquette che non vengono rimesse a posto. Mi piaceva, però mi ricordo alcuni odori di cinema appena non restaurati, ma insomma rimessi a nuovo. Qualcuno fine anni 70, inizio 80 a Napoli, e poi frequentando anche Roma e Milano qualche volta, i primi cinema, ricordo il President di Milano, dove vidi I misteri del giardino di Compton House, fu entrare in un salotto, era l'81, io, sì. Venivo da Napoli, francamente quello mi rimase impresso, perché era un gran bel cinema. Il President, largo, non mi ricordo, largo, quella roba di quella Vicino a Milano. C'è ancora?